Sono sei le persone denunciate tra Pescara e Popoli per aver percepito il reddito di cittadinanza senza averne i requisiti. Tra carte non in regola per la residenza e condanne per truffa, rapina, ruberie in abitazione, c'è anche chi si è dimenticato, ovviamente con tanto di virgolette, un familiare a carico agli arresti domiciliari per furto. Il danno alle casse dello Stato ammonta a quasi 50.000 euro, tanto è il bilancio dell'ultima puntata del piano d'azione parassita condotta dalle fiamme gialle di Pescara e Popoli con la collaborazione, ovviamente, dell'Inps. Gli indagati, pizzicati dai finanzieri sono stati deferiti alla locale autorità giudiziaria per aver reso dichiarazioni attestanti cose non vere e omesso informazioni dovute al fine di ricevere illecitamente l'indennizzo, mettendo a segno, in un anno e mezzo una frode di migliaia e migliaia di euro. Soldi pubblici per il cui recupero sono stati richiesti il sequestro preventivo e l'immediata revoca del beneficio. Due anni e sei mesi di reclusione, la pena combinata per M.V.S., 42enne straniero domiciliato a Sulmona, che risulta al momento irreperibile, tant'è che non è mai comparso davanti al giudice del tribunale per il processo a suo carico. L'uomo è finito simbolicamente alla sbarra con le pesanti accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Un compagno padrone che è finito sotto la lente della magistratura per aver maltrattato in più occasioni la compagna convivente sottoponendola a reiterate violenze fisiche. In particolare, nel mese di gennaio del 2016, avrebbe colpito con un violento schiaffo al volto la sua ex, determinandole la caduta a terra con un conseguente perdita di coscienza. E da ultimo, il 27 giugno 2016, le avrebbe afferrato il braccio sinistro e, torcendolo con violenza, le cagionava volontariamente lesioni personali, da cui è derivato. Un trauma contusivo, giudicato guaribile in 15 giorni di prognosi, stando alla documentazione medica. Da questi episodi ne è scaturito un processo per maltrattamenti e lesioni, che si è chiuso con una condanna non proprio irrisoria. Due anni e mezzo di reclusione per quelle botte abituali, perché la violenza va chiamata per nome e perseguita, innanzitutto modificando l'approccio culturale. Peccato però che l'imputato, difeso dall'avvocato Alessandro Margiotta, si è reso nel frattempo irreperibile, la giustizia ha comunque fatto il suo corso. La Lega e la maggioranza hanno votato contro la risoluzione sui fondi all'ospedale di Sulmona per un semplice motivo: non si poteva ripristinare un qualcosa che non è mai esistito. E spiace che la consigliera Marianna Scoccia, pur essendone perfettamente consapevole, continui a fare polemica. Arriva a stretto giro la replica dell'assessore regionale della sanità, Nicoletta Veria, alle accuse mosse ieri dalle opposizioni per la bocciatura della risoluzione sui fondi all'ospedale di Sulmona. 30 milioni di euro che lamenta il centro-sinistra sarebbero stati dirottati il 14 febbraio scorso verso. L'ospedale di Avezzano. Soldi che, però, sostiene la Verì erano solo un bref: dato che nello stesso documento è specificato chiaramente che le risorse sarebbero state disponibili dopo l'approvazione della nuova rete ospedaliera regionale, scrive la Verì. La dimostrazione che la rete ospedaliera, che il precedente governo regionale sosteneva di aver approvato, non era mai stata assentita dal Ministero e quindi non esisteva. La Veri ricorda che 20 di quei 30 milioni dovevano servire per riscattare project financing e quindi che in sostanza la ASL, pagando le rate, ne sta già dando copertura. Nessuna penalizzazione dunque per sul e nessuno Socomio, continua la Veri. Il sindaco Gianfranco Di Piero però non si fida, o meglio vuole vederci chiaro, perché 8 milioni non sono 10 e teme che comunque i fondi potrebbero non bastare, per questo oggi stesso ha rinnovato la richiesta di un incontro urgente alla regione. Ancora protagonista è il pazzo dietro le sbarre, come lo definisce la Will. Il detenuto riottioso che avrebbe posto in essere nuove minacce. Le ultime due, in ordine di tempo, riguarderebbero un'infermiera che avrebbe subito minacce rea di volerli somministrare la terapia prescritta e quella perpetrata a mezzo a bomboletta del gas nei confronti degli addetti in quel momento in servizio. Insomma, un solo detenuto starebbe tenendo sotto scacco un intero carcere, con tutto ciò che ne consegue per il regolare mantenimento dell'ordine. La Will con i sindacalisti Nardella e Laurenti torna a sollecitare l'attivazione degli ospedali psichiatrici giudiziari. È proprio il caso di dire che si stava meglio quando si stava peggio. La chiusura degli OPG ha di fatto lasciato il cerino della gestione dei soggetti psicotici in mano ai poliziotti, e a quel personale extrapenitenziario non certo preparato come lo potevano essere coloro i quali gestivano questa tipologia di strutture nel passato. Ora ci ritroviamo con detenuti, come quello che starebbe recando scompiglio nel carcere di Sulmona, del tutto ingestibili e campioni nello sport della provocazione, delle minacce e a volte di vere e proprie aggressioni. Stiamo parlando tra l'altro di un detenuto trasferito dal centro più grande di psichiatria presente in Italia in ambito penitenziario. Per mandarlo dove? A Sulmona? Laddove cioè si può contare sulla presenza di un solo esperto in materia? Sembra a dir poco un paradosso, non credete? Se prima si aveva necessità di un'equipe uh, di esperti H24 per gestire questo detenuto, è normale che ora risieda in una struttura con uh, un solo psichiatra e null'altro? A, a tutto questo la UE dice basta. Se non sono capaci di trovare alternative agli ospedali psichiatrici, eh, che lo dicessero chiaramente, perché eh, non si deve aver vergogna, sinceramente, nell'affermare di aver fallito. Errare umano, basta porvi il giusto rimedio e sinceramente, eh, a dirla breve, al di là della riapertura di confortevoli e più gestibili OPG e di soluzione, sinceramente, eh, all'orizzonte non ne vedo. Qualcosa si muove da Palazzo San Francesco sull'avviso pubblico volto a reclutare un autista per il trasporto urbano sul Monese. Sono state rese note le date delle prove di selezione. 40 candidati ammessi con riserva dovranno sostenere una prova pratica che consiste nella guida di automezzo in dotazione all'ente nelle operazioni di piccola manutenzione e una prova orale che assegnerà un massimo di 30 punti per gli aspiranti autisti di bus. Sono 5 le date selezionate per la prova sul campo: 16 maggio, 18 maggio, 19 maggio, 23 maggio e 25. 5 maggio. Il colloquio orale si svolgerà il prossimo 6 giugno. Ancora un mese le selezioni arriveranno al capolinea. Finalmente è proprio il caso di dirlo. Anche perché la carenza di risorse umane continua a provocare disagi per l'utenza, soprattutto quella più fragile, con la soppressione delle corse del trasporto urbano. Nella giornata di oggi, 4 maggio, il Comune ne ha cancellate ben 13. Si riapre quindi il libro nero dei trasporti, dopo le soppressioni già riscontrate durante il periodo pasquale, nelle settimane addietro. Si spera che con un autista in più si riesca a risolvere la situazione. Una discarica è stata scoperta in località San Callisto, nel comune di Popoli, dai volontari dell'Associazione Il Guardiano della Natura, Emidio Antonio Gualtieri ed Enrico Ficorilli, coordinati da Venanzio D'Alessandro. Vari tipologie di rifiuti sono stati rinvenuti, tra cui guaine bituminose, apparecchiature elettriche ed elettroniche, ingombranti, lastre di cartongesso, pezzi di auto, bidoni di vernice, pneumatici fuori uso, sacchi neri in plastica. Tale rinvenimento è stato possibile grazie a una segnalazione di un cittadino di Raiano, amante della montagna e della natura e frequentatore della zona. L'associazione Il Guardiano della Natura lancia un appello ad astenersi da questi comportamenti che non solo contribuiscono a deturpare l'ambiente, ma che vanno a incidere negativamente sulle casse comunali. Residenti in Piazza Tenente Iacovone a Sulmona ci segnalano una difficoltà sul manto stradale, sul marciapiedi. In prossimità del civico numero 19 sono stati fatti dei lavori forse per esigenze delle condotte telefoniche, però è stata lasciata una masta buca sia pure segnalata con cavalletti, protetta con cavalletti e altre segnalazioni stradali. Ma i ignoti hanno gettato via i cavalletti ed hanno lasciato la buca scoperta di qualsiasi segnalazione e protezione. La stessa può costituire pericolo di caduta sia per gli anziani che per i bambini che proprio lì transitano spesso con le piccole biciclette. Allora, cosa è successo questa buca dove è facile inciamparci per i bambini, per gli anziani. Che cosa è successo? Sì, come cittadino ho il dovere di manifestare questo scandalo, questo schifo, che inizialmente fino ai lavori sono state messe le, i cavalletti con la segnaletica dovuta, messa per bene. Durante la notte dei dei ragazzi sconsiderati te, sì, dei bandali Man, hanno la sì. hanno sfasciato questi cavalletti uno l'hanno depositato vicino al portone d'ingresso e, e quindi è la, rischioso quindi la, puoi... quindi la questione è delicata e pericolosa anche perché su qual, chiunque si può fare male una persona anziana dei bambini con la bici che passano, un carrozzino cioè eh, la buca non è più protetta esatto. quindi io come cittadino mi preoccupo quindi lei chiede che venga sì, messo a mano che venga qualcuno questo... che sostenga questa situazione la esatto. per sicurezza perché anche, anche brutto pure a vedere eh. insomma, anche, anche esteticamente fa schifo, esteticamente eh. è schifo. quindi fa... va bene speriamo che si faccia vivo qualcuno Riaperta al traffico via Bucitelli, l'arteria del Comune di Pacentro è interessata dai lavori contro il dissesto idrogeologico e di sistemazione dell'asfalto. Ad inaugurare l'opera durante una cerimonia lo scorso sabato il sindaco Guido Angelilli gli è detta ai lavori. Oltre alla sistemazione ordinaria sono stati ottimizzati e aumentati i parcheggi. Attualmente sono quindi disponibili 77 parcheggi per auto, 2 per disabili, un parcheggio rosa, 3 per moto, 6 per rot e 1 per autobus. Allora, dopo 30 anni rimettiamo mano a questa importante arteria per pacentro che era stata appunto costruita alla fine degli anni 80 ed è stata un'opera lungimirante per quel, per, quel, per quel tempo. Adesso abbiamo fatto un'attività attività di intervento per il dissesto geologico, nel contempo siamo riusciti ad allargarla e a creare 77 parcheggi, che è veramente un risultato importante per la nostra comunità. Stiamo lavorando ancora per questo obiettivo, cioè quello della viabilità dei parcheggi, a breve spero di potervi invitare ancora per nuove inaugurazioni. Un ringraziamento a tutta l'amministrazione che ha creduto in questo progetto da sempre, anche alla ditta che l'ha realizzato e alla squadra dell'ufficio tecnico che comunque in qualche modo si è, si è adoperata finché raggiungessimo questo importante risultato. Si è disputata domenica scorsa a Prato la Peligna la prima tappa territoriale Aquilateramo del Trofeo Nazionale S3 di mini volley, riservato alle ragazze e ai ragazzi nati dal 2010 al 2016, suddivisi in tre categorie, primo livello, secondo livello e misto. Hanno partecipato oltre alla Metamer Volley Pratola 78 e al Sulmona Volley, organizzatori della prima tappa, anche il Torrione Volley L'Aquila, il Moro Paganica, le Leonesse Avezzano e l'Ateneo Sportivo Scoppito, che hanno contribuito ad una bellissima giornata di sport. E alla riuscita della manifestazione. Spalti gremiti dai genitori al seguito delle piccole atlete, sempre nel rispetto delle norme Covid. Nelle prossime due domeniche si disputeranno altri due concentramenti. Alla fine dei quali saranno stilati delle classifiche e le migliori accederanno alla fase regionale. Chi vincerà la fase regionale accederà a quella nazionale. La Meta Mervolle Pratola 78 è campione regionale uscente e proverà a bissare la vittoria della passata stagione.